Nella mia vita cristiana è sempre stata una grande gioia poter incontrare quelli che sono lontani dalla Chiesa. Padre Gilles Sander è dal 1996 sacerdote a Lione, in Francia. Prima di esercitare il suo ministero qui, nella Basilica di Nostra Signora di Fourvière, Padre Gilles è stato vicario della Cattedrale San Giovanni, nel centro della città. Quello che mi ha colpito arrivato nella cattedrale è stato il numero dei giovani che vi passavano, anche se non erano cristiani e sicuramente non praticanti. Questo risvegliava in me la necessità di andare verso di loro. Rapidamente mi sono reso conto che girare nella cattedrale con l'alba era l'occasione per incontri stupefacenti che altrimenti difficilmente avrei potuto fare. Avevo anche letto, più di 20 anni fa, il libro di fratello Andrea, Il contrabbandiere. Mi aveva impressionato la forza della comunicazione soltanto attraverso le scritture. Molto presto, arrivato alla cattedrale di San Giovanni, ho avuto l'occasione di incontrare dei cinesi. Non ero assolutamente preparato alla Cina. E solo perché i cinesi sono venuti, perché c'era da parte loro il desiderio di conoscere la fede, che mi sono messo al loro servizio. Nel settembre 2001, nella cattedrale, viene organizzato un ciclo Alfa, che propone 10 serate in cui durante una cena conviviale si scoprono i fondamenti della fede cristiana. In modo stupefacente, 10 giovani cinesi vennero per vivere questa formazione. Sono stato subito colpito dai 10 cinesi. Sui 10, 6 hanno chiesto di fare il cammino per il battesimo. Nel 2003 il vescovo di Shanghai è venuto qui ed è lui che mi ha proposto gratuitamente il Nuovo Testamento in cinese. Mi ha detto: quanti ne volete? Allora ho sparato una cifra a caso e lasciando l'esposizione nella chiesa ho visto che tra i cinesi andavano a ruba, talmente erano affamati di poter scoprire che cosa era. Poco alla volta ho organizzato un sistema di comunicazione in cinese, mettendo a disposizione il Nuovo Testamento. Oggi Gilles, ordinato prete dal 2003, continua a distribuire il Vangelo ai numerosi cinesi che visitano la Basilica di Nostra Signora di Fourvière. Davanti alla loro sete di conoscere Gesù, propone a questi giovani cinesi di ritrovarsi in una sala per pregare, condividere e scoprire insieme il Vangelo. Sono andato 2 o 3 volte in Cina per rivedere degli studenti che conoscevo e provare a capire questo paese. Sono convinto che la Cina è una buona novella, perché è un continente rimasto un po' in disparte, che si apre ora, tanto più che la storia degli ultimi 40-50 anni aveva come nascosto la dimensione religiosa. Riparte di nuovo avendo alla base una cultura che ha la facilità ad aprirsi alle cose del cielo, non in modo intellettuale, ma in modo viscerale. Credo che anche sul piano strettamente culturale sia una ventata d'aria per il nostro Occidente. Non è una minaccia, ma un arricchimento. Sono numerosi, 1.500.000.000, un quinto della popolazione. Esiste una sfida che è matematicamente evidente. Sul piano della fede, allora, è ancora più importante. Non c'è nessun'altra cultura che sia così aperta e in attesa di sapere chi è il Cristo. In attesa di conoscere, di comprendere chi è il Cristo. Un esempio molto significativo per noi è stato quello di Hao Qin, venuto qui nel 2005. Hao Qin, uno studente, era entrato nella chiesa di Shanghai, nella cattedrale della sua città in Cina, e aveva fatto una forte esperienza personale del Cristo in croce, ma non c'era stato nessuno a cui parlare di quello che aveva appena scoperto.
Soltanto arrivando qui a Fourvière abbiamo potuto parlare insieme della sua esperienza e del suo desiderio di conoscere il Cristo. Attraverso lo scambio di mail ho potuto dargli l'indirizzo del gruppo Alfa a Sophia Antipolis. A Sophia Antipolis, où il a pu commencer son cheminement. Così, nel settembre 2006, Aushin, allora studente in comunicazione a Nizza, nel sud della Francia, inizia il percorso Alfa nella chiesa San Paolo delle Nazioni, una parrocchia animata dalla comunità Chemin-Neuf a Sophia Antipolis, una grande tecnopoli sulla costa azzurra. Aushin fu accolto da Sœur Marie-Noëlle. Aushin? Aushin è entrato nella cattedrale di Shanghai con un amico per visitarla. È stato profondamente colpito da una grandissima croce con il Cristo, ma per lui non era il Cristo, era un uomo crocifisso sulla croce. Aushin domanda allora ad una guida turistica della cattedrale: ma chi è quest'uomo? E cosa ha fatto per meritare una morte come questa? La guida gli risponde che quella persona si chiama Gesù e le consiglia di cercare qualche riassunto della sua vita in una libreria a Shanghai. Leggendo questi libri, Aushin fu profondamente toccato per la compassione di Gesù verso i poveri. A mi-parcours Alpha. Poi, nel mezzo del percorso Alfa, ha chiesto se lui, in quanto cinese, poteva ricevere il battesimo, poiché non aveva mai incontrato dei cinesi cristiani. Si chiedeva se un cinese potesse essere cristiano. Aushin, qualche mese prima del suo battesimo, deve tornare nel suo paese per i suoi studi, in Cina. Figlio unico, è per lui l'occasione di condividere la sua esperienza con i suoi genitori, che di cultura buddista non hanno mai incontrato dei cristiani. Aushin è ritornato qui e nell'aprile 2007 è stato battezzato. Aushin mi ha detto: è molto importante per me chiedere il battesimo, perché penso che ci vogliono molti cristiani in Cina. La Cina ha bisogno di Gesù. Vorrei diffondere il messaggio di Gesù in Cina. Dopo il suo battesimo, Aushin conclude i suoi studi e si fidanza con Lily, una giovane cinese venuta da Shanghai, anche lei non cristiana. Insieme aprono un ristorante giapponese nel pieno centro di Nizza. Quando alla fine del 2004 sono arrivata in Francia, non conoscevo nulla di Dio. Nella mia famiglia non ci sono cristiani, non ci sono cattolici. Quando ho incontrato il mio ragazzo, mi ha parlato di Dio. Mi ha portato a Sophia Antipolis per partecipare alla mia prima messa. Oggi possiamo dire che credi in Dio? Certo. Oggi credo in Dio. Ma ho creduto fin da quando il mio ragazzo è partito, è morto. Il 19 agosto 2009, Aushin ha vissuto un dramma in quel ristorante. Aushin, dopo una giornata di lavoro nel ristorante con Lily, la sera tardi, senza difese, viene assassinato all'improvviso, accoltellato dal suo ex cuoco. Volendo essere in regola, Aushin avrebbe rifiutato di accondiscendere alla richiesta di quell'uomo di essere pagato in nero. En ce moment-là, j'ai perdu
In quel momento ho perso tutto. Questo dramma mi ha scosso profondamente. Ho vissuto questo dramma, ho partecipato alla messa ogni domenica e ogni giovedì per aprire sempre più il mio cuore, per accogliere l'amore che viene da Dio. L'amore che viene dai parrocchiani si condivide. È così che ogni mercoledì sera e domenica mezzogiorno, Lily ha scelto di chiudere il ristorante per raggiungere la parrocchia di Sophia Antipolis e vivere il percorso Alfa. Condividiamo a partire dal Vangelo, dalla Bibbia, perché Gesù è la nostra verità. Non ho ancora chiesto il battesimo, ma io voglio, però, prima di chiedere il battesimo, leggere tutti i Vangeli, perché ho ancora delle domande. Per il funerale di Hao Xin, i suoi genitori sono venuti per un mese dalla Cina. Tutta la parrocchia si è mobilitata per accoglierli e stargli vicino. Quasi ogni giorno o ogni due giorni li incontravamo per sostenerli, ascoltarli con un interprete. Ci è capitato di parlare di Dio. Io ho dato ai genitori una Bibbia in cinese. Il papà si è messo a leggerla. E ne sono scaturite molte domande. Sono rimasti molto colpiti. Prima non conoscevano assolutamente i cristiani. Oggi sono come me, imparano poco alla volta. Hanno un sogno. Loro figlio si è fatto battezzare a Sophia Antipolis. Desiderano essere sbattezzati a Sophia Antipolis fra uno o due anni. Nella stessa chiesa. Nella parrocchia San Paolo delle Nazioni, affidata alla comunità Chemin-Neuf, sono numerosi i cambiamenti di vita come quelli di Lily e dei genitori di Hao Xin. Questa comunità cristiana vive al centro di una grande tecnopoli creata nel 1969. Oggi è formata da 1300 imprese, nelle quali lavorano ogni giorno leader industriali, ingegneri, tecnici e ricercatori di tutto il mondo. 27.000 persone in tutto. Le fondement de cette paroisse, c'est à la fois Jésus ressuscité. Il fondamento di questa parrocchia è al contempo Gesù risorto, questa certezza che Gesù è vivo oggi e che tocca le vite. E questo Gesù risorto è anche colui che ha attraversato la passione. Rimango molto toccato nel vedere come persone ferite, a un certo punto, nella loro storia di coppia, di lavoro, nella loro storia familiare o personale, si lasciano incontrare dal Gesù ferito. Par Gesù, che lui-même a été blessé. Così abbiamo incontrato alcuni parrocchiani che hanno accettato di testimoniare delle trasformazioni che il Cristo opera nelle loro vite. È il caso di Isabelle. Celibe, lavora nella Tecnopoli come consulente di comunicazione. Il y a deux ans, tout a changé dans ma vie. Due anni fa, tutto è cambiato nella mia vita. Ero una dirigente di azienda, una giovane trentenne, battagliera, ferocemente arrabbiata contro la Chiesa. Professionalmente avevo successo,
Avevo un'impresa di consultazione pubblica con 7 impiegati. Andava molto bene. Un giorno sono bruciati i nostri locali, tutti i nostri computer. In quel momento sono crollata. Ho ricevuto una mail per andare ad un certo Alfa. Mi sono detta, cos'è questa stupidaggine? Un prete che mi scrive, ma cosa vuole? Il mio socio non mi aveva mai visto così. Stavo male. Non credevo più a niente. Mi dicevo, la mia vita è vuota, mi manca qualcosa. Ma non sapevo cosa mi mancava. Quindi andai alla terza sessione di un percorso Alfa. Sono arrivata alla tappa, perché Gesù è morto? Effettivamente, queste 2 ore del mercoledì sera sono diventate la mia luce della settimana. E dunque 2 anni fa ho fatto il passo del battesimo dello Spirito Santo con tutta me stessa. Sono stata inondata dall'amore di Cristo. E con il mio socio, che è protestante, abbiamo ricostruito una società. In quel momento ho partecipato a una sessione sull'esercizio del potere alla luce della parola di Dio, affinché il Signore mi illumini sulla sua visione del potere, come esercitare il potere in modo diverso e quindi capire quello che può essere il bene comune, capire che il potere è il servizio agli altri. E oggi non posso più agire come prima. Ho vissuto una reale risurrezione per smettere di giudicare, di voler dominare le persone che non sono all'altezza di quello che io mi aspetterei da loro. Il Cristo mi fa vivere il mio lavoro con più umiltà e semplicità. All'inizio le imprese qui si domandavano: che cosa viene a farci qui una parrocchia? Siamo competenti e in buona salute. Ad un certo punto emerge la domanda della ricerca del senso nell'ipertecnicità, perché qui c'è molta tecnica, ma una mancanza di senso. Le persone si chiedono perché lavorano. In questa parrocchia ho trovato delle persone con le quali posso condividere le mie inquietudini senza sentirmi giudicato. Emmanuel lavora nella Tecnopoli come ingegnere nelle reti informatiche. Sposato con Delphine, hanno 2 figli. Sono dei fedeli della parrocchia dal 2006. Moi, il m'est arrivé de me poser des questions à 4 heures du matin, d'allumer mon PC. Mi è capitato di farmi delle domande alle 4 del mattino, di accendere il mio computer, di spedire una mail a Jean-Hubert per dirgli: c'è una cosa che non capisco. E Jean-Hubert mi risponde: Manu, ecco un documento che ti propongo da leggere. E la lettura di quei documenti mi ha trasformato. Mi ricordo che una sera ho letto un documento sullo Spirito Santo che mi aveva spedito. L'ho letto, poi ho dovuto andare su e giù con la mia macchina in cerca di un posteggio. Mentre risalivo con la macchina, non so perché, mi sono messo a pregare per il mio vicino, con il quale ho una causa per futili motivi. Mi sono messo a pregare per lui. Sono scoppiato a piangere come un bambino. Mais pourquoi je sais pas. Mais ça c'est pour moi du domaine de la transformation. Per me si tratta di una trasformazione. Mai prima avrei potuto pregare così semplicemente.
per una persona che in qualche modo odiavo. Mi chiamo Tiffany, ho 13 anni. E all'età di 10 ho chiesto il sacramento dei malati per guarire dalla mia allergia, che è insopportabile, che mi impedisce di essere come gli altri. E quindi ho chiesto allo Spirito del Signore di liberarmene. Ho pregato e il sacerdote appena mi ha benedetto con l'olio che mi ha messo sulla fronte, ho sentito come un'apertura nel mio cuore. Il cielo è sceso in me con forza e ho creduto di essere guarita. Qualche tempo dopo mi sono resa conto di non essere stata guarita dall'allergia. Ho cominciato a cantare per il Signore e poi, non so come dire, dopo che canto mi sento meglio, anche se sono sempre allergica. Non ho più paura di essere allergica. Sono allergico e beh, non è grave. Adesso canto per il Signore e sono contenta per Lui e per me. Sono contenta per Lui e per me. Cette bonne nouvelle pour moi, c'est que la rencontre. Per me la buona notizia è che in una parrocchia, attraverso la testimonianza che danno quelli che la vivono, l'incontro personale con Cristo è possibile. Gesù è vivo oggi. Il vescovo di Nizza ha chiamato la comunità Chemin Neuf per essere a servizio di questa parrocchia. È la comunità stessa che è segno della presenza di Gesù. Oggi sono una ventina i membri della comunità Chemin Neuf che vivono nella regione di Sophia Antipolis. Uomini e donne, preti, celibi consacrati e famiglie. Tutti hanno scelto di mettersi al servizio della Chiesa, della parrocchia, alle sequela del Cristo povero e umile. La comunità la si vive tutti insieme. Non ci sono alcuni che sono chiamati alla vita comunitaria e altri alla vita parrocchiale, ma tutti siamo chiamati a formare una vita comunitaria. Ed è questa vita comunitaria che dà il gusto alla vita cristiana e il piacere di farla condividere. Molte persone ne portano altre dicendo: vieni e vedi. Jessica e Eddie abitano nel quartiere di Garbegère, proprio vicino alla parrocchia. Entrambi lavorano nella tecnopoli di Sophia Antipolis. Jessica è americana, coordinatrice di progetti europei. Eddie è ivoriano, ricercatore in matematica applicata. J'ai jamais grandi avec une éducation. Non sono cresciuta con un'educazione religiosa. L'anno scorso avevo voglia di imparare qualcosa sulla vita di Gesù Cristo. Chi era l'uomo Gesù? Perché non sapevo niente. Quindi sono andata alla biblioteca e ho preso dei libri. Ero veramente colpita da tutto quello che imparavo sull'uomo Gesù. Ho viaggiato per lavoro con dei ricercatori e durante questi spostamenti, una notte nella mia camera d'albergo, ho avuto un'esperienza molto forte di incontro. In quel periodo non sapevo chi fosse, mi sono detto, bah, è Gesù. E ho avuto un vero incontro con una luce amante. Une lumière aimante, mais qui c'était
Non ci sono parole che possano descrivere quello che ho vissuto quella notte. Era un amore che non si vive sulla terra. Ho capito di essere amata al punto che ero capace di lasciare tutto. È lì che Jessica incontra padre Jean Hubert per condividergli la sua esperienza. Ho chiesto il battesimo. Sarò battezzata quest'anno a Pasqua. Una cosa che ha profondamente cambiato la mia vita è che ho imparato la potenza della preghiera. Là c'è qualcuno che mi ascolta e conosce tutte le mie condizioni di vita, tutto ciò che mi succede. È un esempio stupido, ma ho trovato una baglia della quale avevo fiducia e per un motivo o per un altro ho dovuto dirle: bisogna che troviate qualcun altro, perché noi, per motivi finanziari, non possiamo tenervi. Quindi lei ha risposto: d'accordo, grazie per avermelo detto in questo modo. Elle a dit oui, d'accord, merci de me dire comme ça. Et puis, ce jour-là, je suis partie. Quel giorno sono andata in chiesa da sola con il mio bambino. Ho pregato Gesù e Maria. Ecco il mio bambino. Non so cosa fare, non so come fare per tenere mio figlio, ma confido in voi. Je vous fais confiance. Et un mois plus tard, la même nourrice. Un mese dopo, la stessa baglia mi ha richiamato e mi ha detto: sono stata talmente toccata dal calore della vostra famiglia che ho deciso che preferisco lavorare per voi, anche se finanziariamente non mi va troppo bene. Je préfère travailler avec vous. Wow. È un esempio, ma ne ho mille così. Prima avrei detto che era la solo fortuna, il caso. Ma no, io so che non è il caso. C'è talmente tanta bontà. Gesù è a fianco a noi, è sempre qua. Gesù è a côté de nous tout le temps, il est toujours là. Per questo mese possiamo pregare per tutti quelli che lavorano nella Tecnopoli di Sofia Antipolis, per il ministero di padre Gilles Sander e per tutti quelli che, come lui, lavorano per annunciare il Cristo ai nostri fratelli cinesi, in tutto il mondo e specialmente in Cina. La parola di questo mese è nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, dal versetto 23 al 25. Noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio, perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini.